Buongiorno Corriere, oggi è lunedì 7 dicembre. I contagi calano, ma sono ancora alti i numeri dell'epidemia di Covid-19 in Sicilia, dove secondo l'ultimo bollettino del Ministero della Salute si sono registrati 1.022 nuovi casi su poco più di 8.000 test, circa 200 in meno rispetto a sabato quando i casi erano stati 1.240 su 10.850 tamponi effettuati. Lieve incremento dei decessi, ieri sono stati 36 contro i 34 di sabato. Non c'è stato ieri il bollettino dell'ASP di Agrigento, il report regionale indica in provincia 24 casi. A Sciacca il sindaco Francesca Valenti nel pomeriggio di ieri ha segnalato 3 nuovi contagi. Feste nel mirino, in Sicilia si stanno intensificando i controlli contro gli assembramenti e contro l'abitudine che tanti non vogliono mettere da parte di incontrarsi per mangiare e giocare a carte. Una tradizione che quest'anno non potrà rinnovarsi, pena una nuova rigorosa ondata di Covid a gennaio e il rischio di sanzioni. Dopo l'episodio di Siculiana della scorsa settimana, le forze dell'ordine hanno denunciato altre persone ad Alcamo ed oggi i controlli si stanno facendo anche attraverso i social. Tanta disponibilità ad una richiesta avanzata nei giorni scorsi dalla mensa della solidarietà di Sciacca alla ricerca di persone in grado di dare una mano in cucina. Il primo ad offrire il proprio sostegno è stato il Verdura Resort, che nel donare un intero bancale di derrate alimentari ha inviato nella struttura della chiesa di Santa Caterina anche i propri chef. Tra i primi a mobilitarsi pure gli avvocati di Sciacca, che nella serata di sabato e nel pranzo di ieri hanno servito i commensali, e poi i soci dell'Associazione Nazionale Finanzieri d'Italia, anche loro pronti a dare una mano d'aiuto e a trasformarsi in volontari. Tutti hanno fatto un importante gesto di generosità e solidarietà a favore delle famiglie più bisognose che utilizzano la struttura gestita da Don Pasqualino Barone. Le condizioni meteo avverse di queste ultime ore hanno creato seri problemi soprattutto in Sicilia orientale, forti temporali nel Messinese dove sono state evacuate anche delle abitazioni. Non ci sono segnalazioni di danni e particolari problemi in Sicilia occidentale nella zona di Sciacca, anche se le chiamate dei vigili del fuoco ci sono state per allagamenti e rimozione di alberi pericolanti sulle strade. A Sciacca le piogge non sono state molto violente, si registrano soltanto problemi con fango nelle strade di Via Lido della zona di Raganella. In piazza Noceto un albero pericolante ha richiesto il transennamento della zona. Dal centro storico di Agrigento è crollata parte di una scalinata, ma senza provocare danni a persone. Nell'ambito dei controlli di rito al porto di Sciacca, gli uomini della Guardia Costiera hanno individuato alcuni membri dell'equipaggio di un motopeschereccio intenti ad abbandonare lungo la banchina alcuni rifiuti, tra cui 2 contenitori in plastica contenenti reti da pesca da smaltire, 3 copertoni, un sacco nero di immondizia con all'interno cavi elettrici, una tanica in alluminio vuota e scarti vari di rifiuti solidi urbani, ma anche 3 materassi utilizzati all'interno del motopesca. I responsabili, identificati dai militari, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica di Sciacca per il reato di abbandono di rifiuti provenienti da attività commerciali. È tutto, grazie, buona giornata, restate su corrieredisciacca.it.